Eccoci qui, buongiorno a tutti, mercoledì 26 agosto 2020, terza puntata della seconda stagione di Punto Nuovo Sport Show. E allora, ieri è successo di tutto e devo essere sincero, c'è anche una punta d'orgoglio nel aver anticipato proprio qui a Radio Punto Nuovo quella che è stata in Italia la notizia del giorno, perché poi in ambito internazionale, Messi, Uber, Alles, mamma che sta succedendo a Barcellona. Allora, ad oggi Messi sostiene di potersi liberare a 0 euro dal Barcellona. Che voi siate tifosi dell'Avellino, del Napoli, della Casertana, della Juve Stabia, del Benevento, del Milan, dell'Inter, della Juventus, del Siracusa, di chi caspita vi pare, amici miei, ognuno oggi ha un sogno nel cuore, la possibilità di portare Leo Messi 0 euro alla propria squadra. Sembra di stare in quei giochi di manageriali, no? Che tanto piacciono al mitico Alessandro Montano, Football Manager, tanto per fare un nome. Però è così. Oh, di fatto è così. Messi oggi è raggiungibile da chiunque con una potenziale trattativa col Barcellona. Poi vediamo che cosa accade. Sta di fatto che il Messi dei giornalisti ce l'abbiamo noi! Umberto Chiarini, sei tu il Messi dei giornalisti? Umbi, buongiorno. Sì, la missa di la missa cantata facciamo, dai. Come stai, Umbi? Mettila di dire baggianate. C'ho notizie di mercato. Tu non ti fidi di me. Ma oggi dove sei? Non ti fidi di me! Duchesca l'hai già setacciata. Santi Numi. Resina si è andato. Ma quale altro nome ti inventi oggi? Ti ricordi quando ti dissi tu? Umberto, c'hai trasmissione? No, domani. Ok, mi raccomando, sta cosa di Bernardeschi, guarda che ti segui la pista Bernardeschi, te l'ha detto mi ha detto chi cosa? Calma, non mi ha detto di Raiola, te l'ha detto, lo so, non voglio svelare le fonti, te l'ha detto l'entourage di Raiola. Allora, questa trasmissione, ci sono tanti ragazzi. Ci sono tanti ragazzi che ci scrivono, no? Ci sono tanti ragazzi che mi scrivono, sono molto fortunato perché mi scrive, ma sai, vorrei diventare giornalista. Allora, se volete diventare giornalisti, non seguite questa trasmissione. Cioè che tutte le regole del giornalismo le cestina in 6 secondi di collegamento. Meraviglioso. Allora. Faccio come Pippo Baudo. Ti ho inventato io. Calmati. Raiola sta andando a Castel di Sangro. Ti fa piacere saperlo? Te ne frega niente. Perché c'è una pizzata stasera, devo fare pizza. Ma stiamo parlando di uno degli agenti più importanti al mondo. Oh. Se cracco una pizza la mette a 30 euro. Immagina Raiola a quanto la mette. Ti racconto che è successo. Dai, così facciamo prima. Niente. Allora, Raiola chiama De Laurentiis. Aurelio, ma insomma, Bernardeschi lo vuoi o no? De Laurentiis risponde, ma come se non lo voglio Bernardeschi? È certo che lo voglio Bernardeschi. Vieni subito a Castel di Sangro. L'arrivo di Raiola a Castel di Sangro era addirittura previsto nella serata di ieri. Poi Raiola, visto che io i fatti miei non me li faccio mai, ti dico pure dove stava. Stava a Forte dei Marmi. Si è dovuto fermare un po' di tempo in più a Forte dei Marmi. Non mi chiedere a fare cosa, perché questo non lo so. Però si è fermato un po' più di tempo a Forte dei Marmi e poi oggi, con suo cugino Enzo, diretto verso Castel di Sangro. Parleranno del futuro di Lozano, anche se il Napoli dovrebbe confermare, salvo offerte clamorose rinnovare la fiducia a Lozano, che quindi resterà a Castel di Sangro, ma resterà anche a Napoli. E poi il piatto forte è ovviamente Bernardeschi. Questo è il piatto forte di giornata. Avevamo anticipato che ci potesse essere questa possibilità. Dimmi solo, e poi passiamo ai primi ospiti di questa trasmissione, perché abbiamo un menù ricchissimo, dobbiamo dire un sacco di cose oggi. Se è un'ipotesi che ti piace, Federico Bernardeschi. Ti faccio questa graduatoria. Vai. L'Italia è un paese in cui sono scomparsi i centravanti,
oggi, a parte Immobile, Belotti, forse Petagna, non so, non ci sono centravanti di livello internazionale, ma è un paese dove fioriscono le ali. Tra le ali destre ci sono Zaniolo, che secondo me a destra rende moltissimo, anche se non nasce alla destra, Chiesa, Berardi, Orsolini e Politano. Questi sono i nomi che vanno per la maggiore a destra. Bernardeschi, per me il migliore di tutti come talento è Zaniolo. Chiesa è stato depotenziato schierandolo di punta, perché come esterno sarebbe meraviglioso. Bernardeschi è il migliore dell'otto. Avere due ali come Bernardeschi e Insigne sarebbe tantissima roba per il Napoli. Sarebbero le ali della nazionale italiana. Secondo me De Laurentiis la pensa come te. Io considero Bernardeschi un giocatore fortissimo, e voglio ricordare che l'anno scorso, quando la Juve ha fatto l'unica partita perfetta della stagione, dove Allegri salvò la panchina dopo l'andata disastrosa di Madrid con l'Atletico 2-0, sì, il 3-0 di ritorno, il migliore in campo che fu decisivo fu Federico Bernardeschi, perché Bernardeschi coniuga forza fisica, ne ha tanta, tecnica e intelligenza, perché è un ragazzo molto intelligente, nasce come numero 10, ma a destra, lui che è mancino, è devastante. Io non capisco perché la Juve di Sarri non l'abbia valorizzato a mestiere, non riesco a comprendere come non possa aver fatto bene quest'anno. L'anno scorso Allegri l'ha fatto benissimo. Per me è un giocatore fortissimo e soprattutto è un ragazzo molto molto intelligente, sia del campo che fuori campo. Allora, De Laurentiis ieri, nell'ambito della conferenza stampa di presentazione del ritiro, sempre per restare in ambito Juventus-Napoli, ha parlato di non sciacalli, comunque di, diciamo, di sciacalli sulle spalle del Napoli. La ricostruzione fatta dai colleghi di Sky a tarda serata, in particolare da Gianluca Di Marzio, è stata quella di dire: guardate che De Laurentiis si riferiva alla Juventus in particolare, perché la Juventus non vuole dare conguagli per la questione Bernardeschi. E poi perché la Juventus potrebbe in qualche modo strappare a zero Arek Milik dal Napoli, qualora questo accordo non si dovesse trovare, anche perché è tutt'altro che semplice che si trovi l'accordo, però ci stanno provando. Altresì la Juventus è anche, come dire, al centro dell'attenzione mediatica per un articolo del Corriere della Sera, quindi il più importante quotidiano italiano. Due firme prestigiose del Corriere della Sera sostengono che l'Adidas, chi sono? Allora Mirko Graziano e Monica Colombo, che l'Adidas ha di fatto spinto o sta spingendo la Juventus ad acquistare Leo Messi. Io sono molto contento di avere con noi il giornalista, scrittore, saggista, scrive anche per il quotidiano La Verità, Gigi Moncalvo. Gigi, buongiorno, ben ritrovato. Gigi, ci senti? Sì, vi sento bene. Spero anche voi. Ecco, sì, adesso ti sentiamo forte, forte e chiaro dal tuo buon ritiro dell'Isola d'Elba, Gigi. Esatto, esatto. Allora, io ho tracciato il quadro. Vorrei subito che il direttore Umberto Chiariello ti rivolgesse, caro Gigi, una prima considerazione, una prima domanda. Prego, Umberto. L'altra volta che sei stato in collegamento con noi, non molto tempo fa, ci hai detto che la trattativa tra Leo Messi e Inter è cosa seria e vera, e non è una boutade o una fake news. Ora mi sembra molto più fake news questa della Juve. Cosa mi dici in tal proposito? Perché io penso che Messi realmente si stia allontanando da Barcellona, ma non sarà per niente facile, perché c'è una causa probabilmente prossima sul problema della causa del liberarsi a parametro zero, scaduto al 31 maggio, con Messi che dice che il Covid allunga i termini. Insomma, lui si vuole liberare senza la clausola dei 700 milioni, ovviamente. Ma chi sono i club che possono realmente arrivare a Messi? Ma io direi che quella del Corriere della Sera di oggi, così a sensazione, sia una bufala per due ragioni molto semplici.
prima di tutto se è la Adidas davvero, se fosse vero questo, che spinge la Juventus a prendere Messi. Non dimentichiamo che la Adidas è lo sponsor tecnico della Juventus, il contratto vale fino al 2027 ed è un contratto di circa 51 milioni di euro a stagione, e la Adidas e la stessa Juventus, la Adidas fa finta di dimenticarselo, ma la Juventus dovrebbe saperlo benissimo, che c'è un signore che si chiama Cristiano Ronaldo che ha un altro suo personale sponsor tecnico che non lascerà mai, che si chiama Nike e con cui ha un contratto vincolante fino al 2027. Cioè ci sono da tenere conto alcune cose. Allora, se tu prendi Messi e l'Adidas vuole che prendi Messi, devi rinunciare a Ronaldo, perché Ronaldo a quelle condizioni non ci sta più. Guardate oggi le fotografie della terza maglia della Juventus, quella che indossa Ronaldo, il simbolo Adidas si vede molto meno che su quella, per via della posizione del fotografo, di quella che indossa Dybala o altri. Quindi o Messi o Ronaldo, non c'è sponsor che tenga, è inutile spingere. Piuttosto il Corriere della Sera dovrebbe fare un'altra considerazione, che lo sponsor principale della Juventus, cioè quello che ha il nome sulla maglia, è ben più in grande sia della Adidas, sia per quanto riguarda Ronaldo nelle sue questioni di vestiario, eccetera, la Nike, e lo sponsor che ha il nome sulla maglia della Juventus, la Jeep, cioè una società della casa, paga soltanto 5 milioni di euro l'anno. Quindi se tu vuoi veramente prendere Messi o chiunque altro, dovresti spingere e convincere la tua società, dovresti dire al signore John Elkann che attraverso la Exor, oltre ad aver firmato l'aumento di capitale non da 300 milioni, 300 milioni è il totale, ma per la quota di pertinenza della Exor 196 milioni, beh, dovresti dirgli a questo punto aumenta anche il budget della Jeep, perché 5 milioni l'anno per lo sponsor che ha il nome più visibile, quello sulla maglia, sono pochi, pochi, pochi davvero. Quando io parlai dell'Inter, che era vicina, abbastanza vicina alla conclusione della vicenda Messi e doveva aspettare però il verificarsi di alcune cose, primo, la sconfitta e l'eliminazione del Barcellona, nessuno avrebbe immaginato che venisse sconfitto in quella maniera. La seconda, cioè se si poteva o non si poteva fare quell'affare dal punto di vista economico, perché c'era quella clausola rescissoria. Guardate che la vicenda di Messi sul 31 maggio o sul 31 agosto è importantissima, perché può fare giurisprudenza per tutti gli altri e tutti coloro che hanno la clausola rescissoria. D'accordo che la clausola rescissoria era fissata al 31 maggio e quindi Messi entro il 31 maggio doveva esercitarla o meno, ma Messi ha ragione quando dice attenzione, c'è stato qualcosa che ha stravolto tutto questo, cioè il Covid, e quindi la stagione in pratica è finita con la finale di Coppa dei Campioni, e quindi se proprio vogliamo, se non vogliamo arrivare al 31 agosto, diciamo che il 23 agosto era il momento della fine della stagione, quindi il momento di scegliere se optare o no per la clausola rescissoria. Questo vale anche per altri che magari non hanno il problema del 31 maggio, però è una questione, diciamo, che si può discutere, ma che non vede Messi sulla difensiva. Quel discorso dell'Inter riguardava soprattutto tre elementi, vale a dire, primo, il padre di Messi che aveva comprato un appartamento a Milano, poteva essere un investimento immobiliare. Tra l'acquisto di questo appartamento e il successivo acquisto da parte dello stesso Messi personalmente di un altro appartamento a Milano, nello stesso palazzo, nello stesso blocco di costruzione di Milano City, che è quel quartiere nuovo, c'era stata una cosa non secondaria, vale a dire la famosa immagine di Messi ripreso di schiena con il numero 10, con le braccia al cielo, proiettata sulla facciata del Duomo di Milano. E attenzione, in quella fotografia c'era in basso una scritta Inter che andava a violare una grandissima cosa, cioè
il diritto d'immagine, anche se visto da dietro, del calciatore, il quale è proprietario del suo marchio, e ci sono delle penali fortissime per chi lo usa. Bene, quei tre elementi, più il nervosismo di Messi, il fatto che ci fosse quell'allenatore che non andava a genio, ben prima che ci fosse il famoso 8-2 contro il Bayern, spingeva a pensare a questo. E io avevo detto che il nervosismo di Conte in quella fase era dovuto al fatto che lui le notizie che riguardavano le trattative con Messi le venisse a sapere dei giornali e nessuno lo avesse coinvolto, lamentando in questo modo di non avere un filo diretto con la proprietà cinese, ma di dover passare attraverso intermediari come Marotta, come Ausilio, eccetera. Ma la situazione poi evolve, perché nel momento nel momento in cui sono incontrati ieri, la pace con Conte è perché Conte gli hanno promesso che faranno di tutto per prendere Messi, perché i giornali dicono che invece hanno condiviso che non ci saranno grandi colpi. Però la trattativa Messi, tu dici che esiste? La trattativa con Messi è esistita e probabilmente esiste ancora. Attenzione, oggi la situazione è molto diversa dal punto di vista di Messi, perché sai che Messi se ne vuole andare. Allora non sapevi che se ne voleva andare, cioè la dobbiamo contestualizzare la cosa. Allora non lo sapevi con certezza, non immaginavi mai più che avrebbe lasciato il Barcellona. Anzi, si parlava che lui stesse lavorando in un settore che non è il suo, quello di cercare di capovolgere la maggioranza degli azionisti del Barcellona e di far fuori il presidente, ma non è un lavoro da Messi quello, non è una cosa di cui lui è capace. Adesso la situazione è diversa, perché Messi ha detto a tutto il mondo che se ne vuole andare, e quindi tutto il mondo che conta si è mosso di conseguenza, a partire da Guardiola e dal Manchester City, a partire forse dallo stesso Paris Saint-Germain, che si è messi chiaramente disdegna un campionato minore o inferiore come quello francese, a partire da tutti i grandi altri club del mondo. Non dimentichiamo che questa qui sarà una campagna acquisti dove noi vedremo chi ha i soldi e chi non ce l'ha, perché se ci pensate bene ci sono quattro squadroni che rischiano di smobilitare o di mettere sul mercato dei pezzi grossi e pregiati. Cominciamo dal Barcellona, passiamo in parte per il Real Madrid, dove ci sono delle insofferenze comunque per l'eliminazione dalla Coppa dei Campioni, e Zidane, avete visto quante volte, in quanti modi lo si è dato per partente. Passiamo anche all'Atletico Madrid, che ha dei buonissimi giocatori ma è stufo di non vincere mai niente. Simeone sarà bravissimo, ma non si vince mai niente, soprattutto quest'anno gli ha fatto spendere una barcata di soldi, non ultimo per quel portoghese formidabile. A me fa un po' specie sentire il manager, il procuratore di Gabriel, il difensore del Lille passato all'Arsenal e non più al Napoli, dire l'ha convinto il progetto dell'Arsenal. C'è una squadra che non vince in 30 anni quasi mai, è l'Arsenal, che è l'unica peggio dell'Atletico Madrid. Non vinceva neanche con Arsene Wenger, Wenger ha vinto uno scudetto in 24 anni, se ricordo bene. Quindi sono di quei super valutati, super quotati, cioè il vero uomo che, venendo meno, ha determinato degli sconquassi finora è Alex Ferguson e basta. Da allora il Manchester United, che è la squadra numero uno nel mondo per simpatia, per sponsor, per numero di tifosi che la seguivano, per tifosi nel mondo, avete visto che è scesa lentamente, no? È scesa lentamente, non è più il Manchester United e soprattutto non ha prospettive di futuro. Allo stesso modo l'Arsenal, sono quelle squadre come il Tottenham, sì, che vanno bene, fanno un figurone, poi però alla fine della fiera non hai un grande futuro davanti a te. Cioè il problema è molto semplice, avete visto la concomitanza in questa fase finale della Coppa dei Campioni, che ha trovato una formula formidabile, perché questa sembrava la formula dei mondiali, perché tu avevi una partita unica, ma soprattutto quando trovavi la quadratura della squadra poi non cambiavi più.
rimanevi anche con la riserva che era diventata titolare e giocava bene, e quindi te lo portavi fino alla fine con tutte le conseguenze positive e negative che ha. È una formula che dovrebbero adottare invece dell'altra formula, la semifinale, i quarti di finale, andata e ritorno, che chiaramente raddoppiano il numero delle partite e dei diritti TV. Ma il problema è che tu hai delle squadre, lo stesso Manchester City è, non dico che è in via di smobilitazione, perché quelli non smobilitano, ma comunque hai dei pezzi pregiati su quei mercati lì, e vedi che le italiane purtroppo non riescono più ad andare ad attingere. Ora nel Real Madrid ci sarà qualcuno in scadenza di contratto, nell'Atletico Madrid ci sarà qualcuno che puoi portare a casa senza molti soldi, nel Barcellona con tutto il casino che c'è. Beh, adesso c'è l'uscita della vecchia guardia, Jordi Alba, Piqué, Vidal, Suarez. Sono vecchi, però capisci che io Suarez in qualunque squadra italiana è sempre uno dei più forti centrali al mondo. Non lo dico a Napoli, ma Suarez invece di Milik lo tratterei con più attenzione, più concentrazione. Beh, capisci? Sì, beh sì, beh sì. Sai, Suarez la Juve mi pare difficoltà però sul mercato, Cioè ha piazzato due colpi importantissimi, però Kulusevski è un crack, secondo me, può essere un crack di mercato. Ma ora fa fatica. È completamente priva di difesa la Juventus. La Juventus è completamente priva di difesa, sia per quanto riguarda i due terzini, sia per quanto riguarda i due centrali, anche perché non dimentichiamo che De Ligt rientrerà con grande difficoltà a novembre, quindi a campionato già cominciato. Quindi siamo passati dalla famosa BBC Barzagli a Demiral Lucci, Chiellini, e siamo passati Demiral Rugani. Sono tutti giocatori. Lo stesso Rugani fino a qualche anno fa era considerato un fenomeno. È chiaro che se non li fai giocare, li demotivi e non gli dai fiducia, possono venir meno. Ma la cosa paradossale della Juventus è che ti vengono a raccontare, c'è tutto sto pompaggio su Pirlo, predestinato, l'uomo che risolverà i problemi. Col cavolo, vogliamo dirlo chiaro e tondo come è filtrato, che se la Juventus non avesse avuto Pirlo in casa per quella botta di fortuna che era stato ingaggiato come allenatore da Under 23, e non ho mai trovato nessuna squadra al mondo che prenda uno per la Under 23, non l'allenatore che ha curato la Under 23 negli ultimi anni, no, uno che da quest'anno doveva curare la Under 23, che all'improvviso finisce sulla panchina, e ti hanno detto addirittura che se non avesse accettato lui o non avessero concluso con lui, ci avrebbero messo Buffon come allenatore. Qui stiamo delirando, capisci? Stiamo delirando. Perché? Perché ci vuole un minimo di esperienze. Qui addirittura si sta sopravvalutando lo spogliatoio e il rapporto che Sarri avrebbe avuto, sia o non sia una leggenda metropolitana, con lo spogliatoio. Sarri, secondo me, ha fatto un grande errore con lo spogliatoio quando ha accettato il consiglio o l'ordine di Paratici all'inizio della stagione ed è andato a trovare Ronaldo sul suo yacht per presentarsi e per accreditarsi. È una cosa che un allenatore non deve fare, semmai è il contrario, è il giocatore che deve presentarsi al nuovo allenatore. È chiaro che in quel modo lì tu davanti allo spogliatoio fai una figuraccia. Ma Sarri, non dimentichiamoci che non c'aveva un centrocampo lì, chi è? Da quando non c'è più, cioè il centrocampo della Juventus fino a qualche anno fa era composto da Pirlo, da Vidal, da Pogba, da Marchisio, e c'era uno all'attacco che tornava indietro che si chiamava Tevez. Ora spiegatemi cose in questi anni, come sono stati sostituiti questi uomini, che comunque erano una roba da picchiare duro per passare lì in mezzo, no? Spiegatemelo, perché Rabiot, Ramsey, che tira vabbè infortunato, Matuidi, Betancourt, che si è rivelato più di quello che lo immaginavano perché da riserva si è conquistato il posto da titolare, Pjanic, che con queste cavolo di plusvalenze tu dici a un giocatore a febbraio che è già del Barcellona
e figurati se questo ci mette l'anima nei mesi successivi dopo il Covid, quando si riparte, perché è chiaro che non vuol farsi male, sì, perché sa di andare a giocare nel Barcellona. Quindi non è che con Arthur risolvi i problemi, non è che con Kulusevski risolvi i problemi, ci devi mettere i faticatori. Quando hai preso Platini ci metti dietro Furino e Tardelli. Qui dove sono Furino e Tardelli, capisci? Questo è il punto, senza avere un allenatore che abbia, prendi come secondo allenatore Tudor, e allora vuol dire che siamo freschi. Tudor di esperienze di Serie A c'ha l'Udinese, da cui venne licenziato. Tudor lo prendi come allenatore per la difesa, ma ce l'avevi già l'allenatore per la difesa ed era Barzagli, con cui sembra che poi Sarri avesse litigato. Ma la difesa, l'avete visti i gol che ha preso la Juventus nelle ultime 20 partite? Aggiungeteci un anno di più, metteteli nella Juventus del futuro e ditemi che cosa succederà, quante partite farà Chiellini con la sua situazione sanitaria. Gigi, quindi possiamo escludere che Messi vada alla Juve, così ti salutiamo? Io penso di sì. Bene. Io penso che lo si possa escludere, perché altrimenti crei un caso Ronaldo e a quel punto l'altro va via. E possiamo escludere anche all'Inter? Lo possiamo escludere anche all'Inter? A questo punto credo che sarà una scelta soltanto di Ronaldo. Se il cinese vuole davvero passare alla storia, diventare più famoso di quel poco che non è, e famoso nel mondo, c'ha la possibilità, si compra la figurina, la mette nel salotto di casa e la espone a tutti i visitatori. I soldi per fare questa operazione ce l'ha qui, ormai molto dipende anche dal problema di Messi e del padre, cosa se ne fanno poi dei due appartamenti a Milano, ecco. Non credo che ci vadano a passare le vacanze, lunedì e martedì le vacanze, non andranno. Tutto chiaro, grazie, un abbraccio Gigi, a presto. Grazie a voi, buon lavoro. Un saluto a Gigi Moncalvo, ci dobbiamo fermare, piccola pausa e poi ripartiamo anche dall'edito nuovo. Provando più o meno a rispettare per una volta la scaletta, andiamo con quelle che sono le riflessioni del nostro direttore. L'edito nuovo, il punto sul calcio italiano di Umberto Chiariello. Facciamoci un giro nel calcio mondiale e individuiamo gli attaccanti più forti del pianeta. Ibrahimovic ormai è i fu, perché va verso la quarantina, rimane un grande tutore al Milan, un motivatore, quello che crescerà Leao, ma non è più ascrivibile alla grande decina. Tolto il vecchio Ibra, chi ci rimane nel novero dei grandissimi? Ronaldo, Cristiano, sempre sulla cresta dell'onda, è il più vecchio del gruppo, 45 anni, classe 85. Oggi in auge c'è il grandissimo polacco Lewandowski, 32 anni, classe 88. Togliendo la nouvelle vague composta da Mbappé, che è l'astro nascente del calcio mondiale per questa parte, e l'interista Lautaro Martinez, che hanno 22 e 23 anni, sono tutti i grandi vecchi, quelli della classe 87. Luis Suarez, Solero, Edison Cavani, El Matador, Gonzalo Higuaín, Benzema, Dries Mertens, detto Ciro, e Leo Messi, tutti classe 87, che non se la passa più tanto bene, perché se Mertens è riuscito a strappare un rinnovo di contratto al Napoli, se Benzema è riuscito a brillare di luce propria finalmente al Real Madrid a 33 anni, Suarez ha avuto il ben servito da Barcellona, Cavani non trova squadra, Higuaín è stato letteralmente cacciato dalla Juventus e Messi è alle porte del Barcellona per autodecisione, ma anche per problemi di conti, perché stamattina sentivo un mio amico spagnolo che mi diceva che Bartomeu non si può presentare a marzo a scadenza di mandato con i conti disastrati del Barcellona
perché ce li dovrebbe rimettere di tasca propria. E quindi è il primo sotto traccia che vuole che Messi vada via. E che succede a questo punto? Che questi signori, che erano quelli che creavano la bavetta alla bocca a chiunque operatore di mercato presidente, oggi sono dei pesi ingombranti da costi gestionali elevatissimi di cui non si sa che farsi. A 33 anni appena è venuto il momento del ricambio generazionale, ma alle viste grandi giocatori non se ne intravedono. E allora fin qui le tue riflessioni. Dobbiamo adesso cambiare argomento e tornare, come spesso abbiamo fatto nell'ambito e nell'alveo di questa trasmissione, a parlare di arbitri. Perché c'è una dichiarazione di Aurelio De Laurentiis che, anzi chiedo ad Alessandro Montano di farci ascoltare subito, che ha destato molte polemiche. Ascoltiamo. Ma lei dal mondo arbitrale quest'anno si aspetta qualcosa? Grazie. Beh, e lei questa domanda non la deve fare a me, la deve fare a chi li governa. Quindi non mi dice nulla. Come? Quindi non mi dice niente sulla, sul VAR, sul fatto della regolarità di campionati. Vede che anche se sbagliano poi gli danno da arbitrare la finale di Champions League, quindi di che cosa dobbiamo parlare? Lei la risposta ce l'ha già da solo. E allora, frecciata pesante, anzi davvero una saetta, quella di De Laurentiis contro Orsato, designato ad arbitrare la finale di Champions, che secondo Umberto Chiarello ha arbitrato tutto sommato bene. Per me, quando un calciatore sbaglia un gol a porta vuota, fa un errore grave, soprattutto se è un centravanti, Orsato deve fare l'arbitro, deve arbitrare, non esiste che commette gli errori che ha commesso. Però per parlarne siamo collegati con due ex arbitri, Gennaro Borriello. Quali Gennaro... sarebbero gli errori che ha commesso? Due rigori che non ha visto. Due rigori che non ha visto. Che non ci sono. Non ci sono. Cioè il secondo rigore su Mbappé non ci c'è. Sono. Non c'è il rigore Io su Mbappé. Parto da... No, perché no. Dobbiamo entrare nella logica. Il mondo dice che è rigore. Ma quale mondo? Tutta Europa dice che non è rigore. Solo quello l'Italia su Mbappé. Dice, perché in Italia... Non quello, la stampa francese non ha detto una parola. Vabbè, è quello del Bayern? Non c'è. Non c'è. I rigorini, dobbiamo smetterla di considerare i rigori. Il rigore è una cosa grave, è un fallo grave che genera la massima punizione. Non si dà la massima punizione se è un intervento lieve, leggero e opinabile. Non la dobbiamo smettere in Italia di dare 380.000 rigori. Bisogna allinearsi all'Europa. Interventi netti, chiari, vanno puniti. I rigorini bisogna smetterla di pensarli che sono rigori. Vabbè, quindi tutto il mondo sostiene che quello di Kimmich su Mbappé è rigore. Il mondo, perché io mi sono fatto una segna stampa del mondo, solo l'Italia. Vabbè. Noi siamo diversi dagli altri. Vabbè, vediamo che cosa ne pensano delle parole di De Laurentiis e anche di queste polemiche su Orsato, Gennaro Borriello, ex arbitro. Ciao Gennaro, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti. Ed è con noi anche Massimo De Santis. Ciao Massimo. Ciao, buongiorno a tutti e soprattutto un saluto a Gennaro che ormai non vedo da tantissimo. Io ricambio con cuore, sai che ti voglio sempre bene e ti vorrò sempre bene. Un abbraccio. È reciproco, un abbraccione a te. Allora, chi comincia? Ecco, allora facciamo così, vediamo il nostro direttore da chi vuol cominciare. Dai Umberto, ti ascoltano Massimo e Gennaro, da dove vuoi partire e con chi vuoi partire? Io parto da De Santis. Per me quelli sono rigorini. Ciro Ferrara, che è stato difensore, ha detto per me quello non è rigore. Noi guardiamo un'immagine in cui c'è un piede che tocca la scarpa, ma sinceramente non mi pare una roba da fa cadere il mondo. Cioè per me il rigore è la massima punizione e quindi essere un fallo netto. Il rigorino in Italia si è preso l'abitudine di fischiarlo troppo, dobbiamo smetterla. In Europa queste cose non le fischiano. Che ne pensi? Ma guarda, io penso una cosa, allora prima di tutto che secondo me Orsato ha arbitrato bene una partita non semplice con tutte le difficoltà che ci possono essere già a prescindere dal fatto che quella è una finale di Champions League, la finale più importante a livello europeo, e quindi questo è un primo dato di fatto. Il secondo dato di fatto è questo, sicuramente oggi
purtroppo siamo abituati con questa introduzione della possibilità di poter rivedere gli episodi con la VAR a fossilizzarci sui replay. I replay, e Gennaro penso che possa condividere questa mia idea, i replay più lo vediamo e più ci porta a indurre nelle situazioni dubbie che può essere rigore, perché c'è il piccolo tocco, c'è la trattenuta, è la mano che sembra bloccata e invece la mano era un movimento normale, naturale, che portava a un fallo involontario, e quindi è questo che ci porta a errore. Che cosa è che è cambiato e che cosa gli arbitri secondo me in questo momento stanno sbagliando, soprattutto in Italia, che di fronte a episodi chiari, conclamati, anche di falli abbastanza duri e reali, decidono al contrario di quello che vedono tutti quanti i telespettatori davanti alla televisione. Oggi io penso, e questo è il mio pensiero che ho sempre sposato, che se noi avessimo avuto al tempo nostro la possibilità di andare a rivedere quei due o tre episodi alla Moviola che ci creavano difficoltà durante le partite, penso saremmo usciti dal campo senza nessun episodio controverso. La Moviola non sarebbe esistita ai tempi nostri, perché io ricordo che al tempo, quando noi arbitravamo, il tempo di mio, di Gennaro e anche un po' prima, la domenica sera c'erano i 3-4 episodi da rivedere. Oggi, malgrado il VAR, noi ci troviamo la sera ad andare a vedere la Moviola di alcune partite e ci rendiamo conto che l'arbitro ha sbagliato. Questa è la cosa che secondo me è sbagliata. Il pensiero di De Laurentiis secondo me toppa, perché non possiamo dire che Orsato è un arbitro che ha sbagliato. Sbagliò in quel momento particolare a non cacciare Pjanic in quella partita di Napoli-Juventus. Però penso che se noi partiamo a questo risposto, hai detto niente, però hai detto niente. No, quella partita ne abbiamo già parlato al tempo, e sapete che la mia idea è stata diretta, che quella era un episodio dove lui poteva decidere tranquillamente in due situazioni. Se non voleva andare per il rosso, andava sul giallo, che andava per tutti, il doppio giallo avrebbe portato all'espulsione. Questi ragionamenti che dovrebbe fare un arbitro ben allenato e nel dubbio di dire perfetto. Ma da lì a non esserci nulla, sicuramente io l'ho detto, ho detto che Orsato in quella situazione ha sbagliato, come ha sbagliato chi doveva aiutare al VAR, perché oltretutto il VAR, e io parto da questo principio, ci si lega troppo a no, ma in quel caso non doveva intervenire. Noi magari avessimo avuto, e Gennaro mi è testimone, in Champions League quante volte il quarto uomo ci dava una mano vedendo di sfuggita un monitor, perché l'importante è che l'arbitro deve finire la partita e non ci devono essere errori. Questo secondo me è il principio che bisogna perseguire, non bisogna perseguire come si è arrivati a prendere la giusta decisione. E in quel momento, e per te era rigore quello su Mbappé? Ma quello su Mbappé diciamo, più lo vediamo a rallenti e più può essere rigore. Se l'avesse dato non sarebbe stato uno scandalo secondo me. Perché appunto, sicuramente ma non è un rigore solare, non è un rigore solare. Però non è rigore. Però partiamo da un presupposto, ristabiliamo un principio, non è un problema di rigore. Il regolamento dice che ci sono un certo tipo di falli che vengono, quindi col calcio di punizione diretta, se commessi all'interno dell'area di rigore portano alla concessione del calcio di rigore. Io faccio una domanda diversa: se quel fallo fosse stato fatto a centrocampo, l'arbitro avrebbe fischiato il fallo? Questo, in questo modo dobbiamo cominciare a ragionare, perché lo stesso fallo che viene fischiato a centrocampo dovrebbe avere lo stesso peso e quindi essere fischiato nell'area di rigore. Quindi questo dobbiamo fare. Sicuramente non è il fallo, perché non è che il problema è che il fallo commesso in area deve essere più grave perché porta al calcio di rigore. Se è fallo sia dentro l'area di rigore che a centrocampo, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Sicuramente è questo che ci sta portando a dire ma che una leggera, perché tante volte, e questo lo dico e ne sono convinto perché non ho avuto riflessione, la spinta furba leggera del difensore sull'attaccante procura più danno che lo spintore laterale in area di rigore. E allora chiedo a Borriello. Ci sono due elementi che mi fanno pensare che quel rigorino, perché il tocco sulla scarpa di Mbappé c'è, non è il rigore. Il primo è che l'intensità non mi sembra quella necessaria, tant'è vero che, secondo punto fondamentale, Mbappé non protesta.
se un calciatore si sente colpito, subisce un fallo, si gira come una vipera verso l'arbitro chiedendo il rigore. Mbappé non protesta. Allora, la stampa parigina non ha dato allo scandalo in nessuna testata. Allora, caro Gennaro, facciamo così, io ho stop and go di veramente 30 secondi, non di più, visto che voglio farti rispondere in una maniera serena e completa, facciamo così, pochi secondi e ripartiamo. Allora, io sono convinto di una cosa molto importante. Noi adesso in questo momento l'associazione ha due calibri ancora buoni. Uno va via per linea di età, e parliamo di Rocchi, e rimane soltanto Orsato. Orsato è un grande arbitro, come lo era Rocchi, e secondo me Rosetti ha fatto bene a dargli la finale di Champions, perché era un'opportunità unica. L'Italia purtroppo non era rappresentata da nessuna squadra, c'era questa possibilità, non è che capita tutti i giorni di poter fare una finale Champions. Lui offre grandissime garanzie, perché è uno che ha grandissime esperienze. Può anche aver sbagliato una gara, fin per carità. Il presidente non è che si inventa le cose, il presidente dice in quella partita ci sono state due cose che non sono date, ma viva Dio, può anche capitare in un'annata sbagliare una gara, ma non possiamo mica affossare Orsato e dire non meritava la finale. Poi finale diretta benissimo, ma non perché lo dico io, ma perché l'ha detto un po' tutti. Sui due episodi dei due calci di rigore, noi dobbiamo soltanto, e tutti vogliono adesso che le cosettine da andare sempre a rivedere la moviola, come diceva giustamente Massimo, non va mica bene. Lui lo vediamo piazzatissimo sull'intervento che correttamente giudica non fallo da assegnare una massima punizione. Voi avete detto benissimo anche voi oggi in studio, è una massima punizione. Ragazzi, ma quando un calciatore esulta e se ne carica sulle spalle 8 per esultare, non cade, non crolla a terra. Ci può essere un contatto, puoi anche cadere per un contatto, ma non c'è nulla e si va avanti. Questo è arbitrare, questo è capire di calcio, perché è gente che ha fatto grandi esperienze, grandi passaggi. Orsato, non vi è avuto la fortuna, Massimo lo sa, è venuto su quando io ero in C con Mattei e poi è rimasto per 14-15 anni insieme in Serie A con Rocchi e tutti gli altri, e loro hanno fatto una grande crescita, ma questo deve essere capito. Ma lo sa, l'altro giorno sentivo l'intervista di Del Piero e cosa ha detto insieme anche a altri calciatori, grandi calciatori: è un arbitro capace. Quando vai in campo e trovi un arbitro capace, lo vedi subito, tu pensi solo a giocare. Questa è la garanzia che dovrebbe offrire un'associazione valida. Questo è il mio pensiero. Umberto, abbiamo un ultimo giro di domande per Massimo e Gennaro. A te la parola. Io voglio chiarire un aspetto. Questa stagione non mi è piaciuta per niente da un punto di vista arbitrale. Non mi è piaciuta a livello di vertice, non mi piace la discesa in campo in Tegel scivolato alla prima giornata sul rigore di Mertens a Firenze che non c'è, bacchettando i suoi arbitri che invece dovrebbe difendere per un errore clamoroso, salvo poi per altrettanti errori ancora più clamorosi non intervenire per nulla. Nicchi non dovrebbe comportarsi così. Seconda cosa, non mi è piaciuta la gestione dell'interpretazione arbitrale di quest'anno. Non si è capito perché il VAR è spesso spento o viene acceso in maniera indebita in alcune occasioni in cui invece non dovrebbe proprio intervenire. C'è confusione assoluta. Terzo, non mi è piaciuta la gestione arbitrale. In Italia siamo arrivati a un eccesso di rigori che stravolge il campionato. Rigori per falli di mano assurdi, 50 rigori per falli di mano e 170 e passa rigori, ma non mi ricordo più il numero, per contatti molto discutibili, molti di questi. A livello europeo questo non accade. Nella Final Eight c'è stato un solo intervento VAR su 8 partite, nessuno ha protestato, cominciando dai francesi che non si sono sentiti per niente defraudati, e solo in Italia che continuiamo a fare queste polemiche. Allora dico che bisogna ridare al calcio la sua vera
dimensione. È fallo da rigore quando è fallo da rigore, cioè è un fallo in area di rigore che determina una massima punizione. I rigorini li dobbiamo buttare fuori dalla porta. Questo Stato ha sbagliato col Napoli in maniera clamorosa l'interposta partita. Quella partita purtroppo è stata la sua peggiore partita della sua vita. Per me Orsato è un grandissimo arbitro, uno dei migliori che ho mai visto arbitrare, e lo metto nella decina degli arbitri migliori che ho visto, però quella partita la sbagliò totalmente, cominciando dall'espulsione di Vesino che non andava espulso, l'aveva ammonito ed era corretta quell'interpretazione, tutto il resto l'ha sbagliato. Purtroppo quella partita è costato il terzo scudetto al Napoli, che chi se ne voglia dire nascondersi dietro una foglia di fico. Non lo perdonerò mai emotivamente, ma l'onestà intellettuale mi fa dire che Orsato meritava la finale di Champions e l'ha arbitrata benissimo. Vorrei sapere il vostro pensiero. Partirei questa volta Massimo. Da Gennaro e poi chiudiamo con Massimo, così ci alterniamo. Prego Gennaro. Sì, allora condivido totalmente quello che hai detto, assolutamente non è stata un'annata splendida, assolutamente no, soprattutto per quanto riguarda il VAR, in confusione totale per quanto riguarda il fallo di mano, quello proprio non ne parliamo proprio, da rivedere completamente, e penso che la FIFA o l'UEFA eccetera o l'IFAB interverranno sicuramente, perché non si può andare avanti così. E poi per quanto riguarda i 180-190 calci di rigore, ma ragazzi, è come dicevamo prima, allora il rigorino a questi livelli fa solo del male al calcio. Il rigore deve essere veramente un fallo da assegnare alla massima punizione. E non ce ne sono 190 in un campionato. Ma perché? Perché assolutamente il calcio è fatto di contatti e il contatto ci sta, puoi anche cadere. Spalla contro spalla è normale, non è neanche fallo, spalla contro spalla, col pallone a distanza di gioco. Chiaro che queste cose qui lo sanno tutti, è l'applicazione che è sbagliata, ma attenzione, questi arbitri, Orsato, Rocchi, vengono Massimo lo sa, da un percorso fatto negli anni passati dove avevamo i Casarin, gli Agnolin, i Delia, gente che ti sapeva inculcare in testa qualcosa, ti insegnavano qualcosa, e allora tu crescevi con questa mentalità e con queste esperienze che ti facevano fare loro. Adesso assolutamente non c'è, si parla solo di grandi teorie, ci sono i dirigenti capaci, ma sono messi nei ruoli sbagliati, e questo il presidente ne è a conoscenza. Questa è la mia idea e il mio pensiero. Ma fammi andare da Massimo, fammi sentire Massimo. Massimo, prego. Guarda, io mi aggancio per comprendere tutto quello che ha detto il direttore e quello che dice Gennaro. Io parto da un presupposto. Oggi purtroppo in Italia avevamo due soli arbitri in grado di decidere in tempi brevi, rapidi e spesse volte bene, senza l'apporto del VAR, che erano Rocchi e Orsato. Escluso questi due, non ne abbiamo nessun altro. Qual è il problema? Che ci dimostra il campo che l'arbitro nel tempo, sicuramente lasciamo perdere le selezioni, lasciamo perdere l'errore di dividere la serie A e la serie B, perché dovremmo andare a fare una valutazione molto più approfondita sul mondo arbitrale, ma il problema qual è? L'arbitro nasce, e io ne sono testimone, come ne testimone generale, dovevamo crescere con la capacità di decidere in una frazione di secondo se era fallo o non era fallo, e quindi prendere una decisione. Io oggi quando vedo un arbitro più un assistente al VAR che ci mettono 8 minuti per capire se è fallo o non fallo, e spesse volte sbagliano pure, io ritengo che c'è qualcosa da rifondare, dobbiamo andare a ripercorrere. Quindi gli errori di quest'anno non sono dettati dalla classe arbitrale o dall'apporto del VAR, sono dettati dal fatto che l'arbitro ha perso la capacità di decidere e sicuramente si nasconde dietro il VAR per dire: tanto se non vedo bene io c'è qualcuno che mi aiuta. Ma se quello che lo deve aiutare fa lo stesso ragionamento di quello che è in campo, sicuramente arriviamo agli errori. Ma questo Orsato, secondo me, l'errore più grosso che ha fatto in quel Napoli Juventus è stato quello di avere di fare l'intervento, di non fare l'espulsione su Pjanic,
perché vuole decidere per conto suo senza l'apporto del VAR, e dal VAR non gli arriva nessun apporto. E c'è una cosa tra parentesi, qui lo dico, qui lo nego, ma se la decisione del VAR che cambia la decisione dell'arbitro in campo può influire sul referto arbitrale e quindi sulla prosecuzione in carriera dell'arbitro, questo è un problema fondamentale, perché chi è l'arbitro in campo che cerca di avvalersi del VAR se poi la prestazione viene inficiata da questo intervento? Questo è un problema grosso. Io sono che a posto, che c'è da rimettere, che a posto nel libro L'Uomo Nero, sì, Gavillucci nell'Uomo Nero, sì, però Gavillucci ha posto questo problema nel libro. Guarda, io penso una cosa, tutti abbiamo fatto un percorso d'arbitrale, chi più di meno ha avuto chi tanto, chi poco, chi meno e chi di più. Io ho subito un processo che penso alla fine ero l'unico arbitro. Io sono uscito, sono stato scritto e me ne sono messo per conto mio. Quelli che parlano troppo quando vengono dovrebbero farsi prima tante domande e poi dire quello che è. Perché non lo denunci quando sei in quel momento e stai in Serie A? Quindi il discorso che dice Gavitucci da una parte lo accetto, da una parte però non lo condivido pure troppo. Io penso una cosa, che l'AIA ha bisogno di una rifondazione. Non cogliamoci dietro Calciopoli quando c'era quello e quando c'era quell'altro. Sicuramente era un'impronta arbitrale che sicuramente c'erano delle pressioni più grosse di quelle che ci sono oggi. Se avessimo commesso questi errori che sono stati fatti questo anno col VAR, noi al tempo, pensa che ci avrebbero detto sbagli contro la Juve, dai un rigore alla Juve che non c'è, addirittura vai a vedere il VAR, succedeva Caporetto. La fortuna di questi arbitri che per 10 anni i campionati finiscono 3 mesi prima. Questo è il problema reale del calcio e del mondo arbitrale, perché se avessimo avuto campionati come quelli che avevamo, il periodo che arbitravamo io e Gennaro, dove all'ultima giornata non sapevi chi vinceva, chi andava in Champions, chi andava in UEFA e chi retrocedeva, sicuramente l'errore al VAR sarebbe stato di diverso peso, certo, rispetto a quello che è oggi. Il ragionamento è chiaro, io starei ancora mezz'ora almeno al telefono con voi, però vi devo liberare, perché le questioni sono molto lunghe da affrontare, però vi strappo la promessa di risentirci molto presto, perché lo sapete, in questa emittente il tema lo vogliamo affrontare con professionalità e rispetto. Ecco, quando volete. Un abbraccio ad entrambi, a Massimo De Santi e a Gennaro Borrello, davvero uno screening estremamente interessante. Allora andiamo subito da Claudio De Vito. Claudione, buongiorno. Eccoci qua, ciao Marco, un altro appuntamento con il pomeriggio da supereroi per parlare di ovviamente il ritiro di Sturno, di delle cose che si stanno muovendo sul campo, ma soprattutto sul mercato, perché proprio nel pomeriggio a Sturno è atteso l'arrivo di un paio di calciatori, uno in difesa, uno a centrocampo. Miceli per la difesa dalla San Benedettese e a centrocampo Michele Bruzzo arriva dalla Pontedera, scuola Genoa, quindi inizia a rinfoltirsi la batteria di calciatori a disposizione di Piero Braia, e faremo il punto di mercato con alcuni ospiti in diretta, quindi vi proporremo contributi interessanti anche oggi, ma l'attenzione sarà rivolta anche a quelli che saranno i gironi di Lega Pro, perché ieri il consiglio direttivo di Lega ha ribadito il criterio geografico, quindi il girone C sarà di ferro per l'Avellino, con tutte le piazze importanti del sud, Palermo, Bari e tutto e via discorrendo, quindi ci sarà abbastanza da dire nel corso di questa puntata. Caro Marco, ti saluto e ti auguro buon lavoro, ciao. Grazie a Claudio De Vito. Noi ovviamente, come facciamo sempre da quando è iniziato anche il ritiro del Napoli, ci trasferiremo a Castel di Sangro, vi racconteremo tutto quello che sta accadendo a Castel di Sangro, poi tutte le trattative di mercato del Napoli, torneremo sulla questione Bernardeschi, Milik eccetera eccetera, e poi cercheremo di capire se fa bene il Napoli ad impostare così il ritiro, e non solo, perché avremo due ospiti nel finale, ci daranno un collegamento particolarmente pepato. Pochi secondi e torniamo con lo speciale Napoli. Ora di Punto Nuovo Sport Show. Umbi, tu ci sei? Sei lì? Belvi. Che vuoi dire? Da quale parte di Napoli si è andata a sbattere per trovare questo losco figuro travestito da... Che nome c'è? Tira fuori il nome. No, calma, nessun losco figura. Oggi non c'è nessun nome di quelli. Tutti i giornali oggi, tu sei abbonato al Corriere dello Sport, giusto? Certo. Hai letto il Corriere dello Sport stamattina? Dice che Matvienko, Napoli, affare da 15 milioni, accordo non lontanissimo, ore calde.
scusa, ti risulta che qualcuno te l'aveva detto in radio 12 ore prima? Sì, con un intravestito da gente russo che Taras Semeniuk, il mio amico, sì, Taras, quello del film 007, dalla Russia con furore, sì. Dalla Russia con furore, grande esperto di cinema. E anche il nostro prossimo ospite che ci dirà, pensa un po', dove va a finire Leo Messi. Tancredi Palmeri, buongiorno. Oh, ma ti sei fissato questo Messi oggi. Buongiorno. Tancredi. Se lo compra, tu, quindi Palmeri lo fa giocare nel suo giardino. Questa è l'ultima bomba di me. Chi se lo compra? Chi se lo compra? Tancredi. Se lo compra, Tancredi, se lo mette nel suo giardino. Nel giardino di Tancredi. Messi nel giardino di Tancredi. Adesso mi pare giusto. Tu quindi vuoi questa informazione così, una qualsiasi a gratis, così tu mi chiami. Come possiamo facciamo questa trattativa in diretta? Come possiamo accordarci, Tank? Mozzarelle? Mozzarelle? Mozzarella? Vabbè, Tancredi. Sono stato a cena con Tancredi, è un'ottima forchetta, Umbi, ti troveresti molto bene a cena con Tancredi. È un'ottima forchetta. Io ti ho dato l'elemento della corruzione più probante. Ecco, la mozzarella. Di fronte alle mozzarelle di Buffalo non c'è notizia che tenga. Insomma, che cosa accade con Leo Messi? Qui sognano tutti. Ma guarda, io oggi ho scritto, c'è un editoriale sull'home page di Tutto Mercato Web dove racconto come sta la situazione, quali sono le possibilità, chi ha possibilità. Il editoriale è uscito stanotte e quantificavo le possibilità di addio di Messi nell'ordine del 50%, perché il Barcellona ha ancora due assi nella manica. Il primo è che comunque sia c'è da ragionare sulla battaglia legale, sul fatto che la clausola che scadeva il 10 giugno possa valere fino al 31 agosto, e due, perché comunque sia, se il Barcellona, se qualcosa cambiasse, ovvero convocasse le elezioni anticipate, Messi cambierebbe idea. Sarebbe strano comunque che le convochi, perché per convocarle innanzitutto è la persona stessa, tu lo chiedi alla persona stessa che deve convocarle, i passi a parte, al presidente, e due, perché nel momento in cui dovesse convocarle i candidati avrebbero il diritto di mettere il naso nei conti del Barcellona prima che si chiuda praticamente il bilancio, e questa cosa rischierebbe di far passare guai seri al presidente in questo momento. Ma questo è un articolo che è uscito ieri notte a mezzanotte, che trovate nell'home page, sì. La situazione è ulteriormente in divenire. A oggi c'è il 60%, in questo momento c'è il 60% che Messi vada via. Le squadre che possono permetterselo e che vogliono permetterselo, non è soltanto il possono, che vogliono permetterselo sono tre: Manchester City, Inter e Paris Saint Germain, in questo ordine. Ma il vantaggio del Manchester City sulle altre due è consistente. Ma io leggevo sul Corriere della Sera della Juventus. Chiedi al Corriere della Sera. Io ho detto mozzarella di bufala, non notizie di bufala. Dai, che ecco, lo vedi. Subito Chiariello che ci mette il carico sulle notizie del Corriere della Sera. Vabbè, dai. Veniamo un po' al Napoli. Qui non si sono fatti più proclami. È targato Cairo, non te lo dimenticare mai. È targato Cairo, è pezzottato. Tancredi, vuoi dire qualcosa? Vuoi aggiungere qualcosa? No. Evita accuratamente il buon Tancredi. Vabbè. Allora, ieri nella conferenza stampa di presentazione del ritiro, Gattuso, De Laurentiis, nessuno ha fatto proclami. Gattuso ha semplicemente detto: beh, è ovvio, dobbiamo provare a riportare la squadra in Champions. La voce è questa, che Raiola è arrivato, c'è anche una bella fotografia che lo ritrae nella sede del ritiro del Napoli. Le pizze? No, sta al telefono, niente pizze per il momento, sta al telefono e sta cercando di aspettare, di capire quando è che lo riceve Aurelio De Laurentiis. Ci sarà ovviamente un pranzo di lavoro, Raiola non è che va a prendersi l'aria di montagna a Castel di Sangro.
Da quello che ci risulta si parlerà ovviamente di Bernardeschi, in quest'ottica di scambio con la Juventus, anche per ammorbidire un po' le posizioni del Napoli rispetto alla possibilità di uno scambio secco, poi il meccanismo delle plusvalenze, ne parleranno loro, cosa che ci riguarda anche molto poco. Caro Tancredi, che cosa serve al Napoli per iniziare a fissare la rosa per quello che deve essere l'obiettivo di quest'anno, ovvero provare a tornare in Champions League? Prego Tancredi, poi ti lascio a qualche domanda di Umberto. Ma guarda, qua bisogna capire soprattutto la situazione di Alan e Koulibaly, perché inutile, vuol dire, la squadra fondamentalmente c'è, anche se però la perdita di Callejon è preziosa, cioè è vero che si è piuttosto coperto in attacco, però quella roba che si faceva Callejon non te la fa nessun altro, e quindi forse bisognerebbe guardare in quel senso. Non credo, per esempio, Bernardeschi secondo me non è alternativa a Callejon, cioè Bernardeschi magari ha più colpi in avanti, anche se negli ultimi due anni se li è tenuti questi colpi perché non li ha fatti proprio vedere, però quel lavoro intelligente tattico che fa Callejon Bernardeschi non se lo fa. Però qua sono tutti questi discorsi, bisogna risolvere su Allan e Koulibaly. Allora, innanzitutto su Allan, perché praticamente da gennaio in poi non l'hai fatto giocare ed era tutto in previsione che andasse via. Non è che deve andare via per forza, però se rimane allora deve Allan è andato via il 5 novembre. Allan è andato via definitivamente, è separato in casa da gennaio 2019, è andato via definitivamente dal Napoli il 5 novembre quando ha avuto l'alterco con il figlio di De Laurentiis. Da allora in poi ho capito, ma questi soldi devono arrivare, però se non arrivano questi soldi per Allan facciamo tanti ragionamenti, però con o senza 30 milioni se non di più, insomma si ragiona più a mente fresca. E poi bisogna capire su Koulibaly, cioè se l'intenzione è su Koulibaly speriamo che arrivi l'offerta più alta possibile, o se arriva quell'offerta bene, se no ce lo teniamo pacificamente, perché stiamo parlando, Allan non è più la colonna di centrocampo, però comunque sia è una colonna economica. E invece Koulibaly, insomma, se tu ti togli Koulibaly devi andare a riparare la situazione. Koulibaly ti fa reparto come nessun altro, e quindi se va via Koulibaly chi ci va al posto? Perché è ovvio che ci vuole un acquisto di peso, che non sarà mai un Koulibaly o un Koulibaly pronto, però ci vuole andare a riparare almeno secondo me con la metà del budget che hai incamerato per Koulibaly. Quindi sai, sono discorsi che tengono in scacco tutto il resto del ragionamento sul mercato del Napoli. Umberto, la tua considerazione e la tua domanda per Tancredi. Che non condivido quest'ultimo ragionamento e spiego perché non lo condivido. Il Napoli sa già che ha fatto l'errore di non aver accettato i 104 milioni per Koulibaly dal Manchester United l'anno scorso. Ma vendere Koulibaly l'anno scorso sarebbe stata una rivoluzione in piazza Napoli improbabile. Allan andava venduto al Paris Saint Germain a quella cifra mostruosa di 60 milioni quando il Napoli ne chiedeva 80 addirittura. Il Napoli ha perso 150-60 milioni, oggi a 100 milioni li dà via tutti e due, gli mette il fiocco, li impacchetta e gli riporta. Perché? I due sono fuori dal Napoli non da oggi. Non è vero che Koulibaly è il perno della difesa del Napoli. Quest'anno il Napoli ha giocato senza Koulibaly e senza Allan, e il meglio del Napoli l'ha dato nella fase in cui hanno giocato Manolas Maximovic. Quando Koulibaly è rientrato ha fatto danni, così come li ha fatti inizio stagione. Se valutassimo Koulibaly da questa stagione varrebbe 5 milioni, 7 milioni quando l'abbiamo comprato, perché ha ripetuto la sua pessima prima stagione a Napoli. Il grandissimo Koulibaly che abbiamo visto con Sarri nel primo anno di Ancelotti non l'abbiamo più visto né quest'anno né quando lo comprammo. Adesso il Napoli lo vende per 70, 30 li piglia per Allan, ringrazia e porta a casa. Deve solo finalizzare, perché questi due giocatori non sono due perni del Napoli, sono due ex perni del Napoli. Tancredi, sei d'accordo? No, su Koulibaly no, secondo me quando è rientrato ha fatto meglio della prima parte, poi insomma fare tutta una stagione che deve essere i Champions
avendo solo come centrali praticamente Maksimovic e Manolas, secondo me comprato già da Mani, non lo dimentichiamo, Ramani è un gran bel giocatore, l'ha comprato. Manca il quarto e ora stanno cercando il quarto. Sempre se Maksimovic non va via. Se va via Koulibaly, secondo me tu un buon difensore ne hai bisogno. Non devono essere nomi roboanti. Io quando vidi Acerbi andare alla Lazio dissi, ma secondo me sono tutti matti. Acerbi sono due anni che prima che arrivasse alla Lazio. E qua c'hai perfettamente ragione. Uno dei giocatori italiani più affidabili e nessuno ha fatto un'offerta ed è andato per 8-10 milioni alla Lazio. Basta uno solido, uno affidabile, non sembra per forza uno grosso, però cioè tu dici 100 milioni col fiocco, ma pure 90 milioni, però si gioca al gioco delle tre carte, ci sono o non ci sono questi 90 milioni? Perché un conto è fare il mercato, un conto no. Il Napoli è convinto di portare a casa, il Napoli è convinto di portare a casa 100 milioni, 70 più 30. Sì, sì. E vedrai che tra pochi giorni con Allan, diciamo che più che altro, se posso aggiungere, e così poi salutiamo anche Tancredi per non strappargli troppo tempo, diciamo che 70 è l'idea che l'entourage di Koulibaly immagina di tirar fuori dal Manchester City e di dire a De Laurentiis: Aurelio, ok, lo sappiamo, Koulibaly è un grande, sta nei cuori di tutti, però 70 prenditeli e basta. Perché di ragazzi, più voi dite anche un'altra cosa fondamentale: è un 91, c'ha 29 anni, o lo vendi adesso o non lo vendi più, specie dopo questa pessima stagione che è stata segnata da un esordio tragico, l'autogol a Torino con la Juventus che ha cambiato la stagione del Napoli, e con una conclusione ancora più tragica, perché il Koulibaly di Barcellona è stato il difensore peggiore che abbia mai visto su un campo di calcio per quello che ha combinato in quella partita. Cioè, non è Koulibaly quello lì. Ora, il discorso qual è? Anche un'altra cosa: se il Manchester City, e non è un se, il Manchester City adesso si concentra su quello, su Messi, e sarà un'operazione che con clausola o senza clausola sarà dispendiosissima, e siccome il mercato è un fatto di congiunture, rischi che insomma quella tiritera che avevi fatto per avere 70 e non 60 che ti avevano offerto per Koulibaly, rischi che poi l'offerta magari non c'è più perché cambiano le priorità. Per cui almeno o sono sicuri, dice no, guarda, tanto io sono convinto che va a Parigi, pensa te. No, io sono convinto che va a Parigi al posto di Thiago Silva. Difficile. Ha comprato in questo momento ti dico. In questo momento ti dico, le percentuali sono 40% Barcellona, 35 Manchester City, 15 Inter, 10 Paris Saint-Germain. Stiamo a vedere che cosa accade. Ovviamente grazie Tank per essere stato con noi. Ciao ragazzi. Un abbraccio. Messi, quanto lo paghi per metterlo in giardino? Messi, quanto lo paghi per metterlo in giardino, Tank? Niente, perché il mio giardino ha la vista sulla Sicilia, quindi che se non ci passa quella... È lui che deve pagare te. È Messi che pagherà Tancredi Palmeri. Adesso su Twitter scatenatevi, perché ci sono gli hater di Tancredi che adesso diranno che si vuole comprare anche Messi. Ciao Tank, un abbraccio. Ciao. Un abbraccio a Tancredi Palmeri. Allora, andiamo avanti, anche perché ovviamente uno dei temi principali di questo speciale Napoli non può che essere quello che riguarda Federico Bernardeschi. Su Twitter, devo essere sincero, sono in tanti che stanno anche scrivendo, c'è chi scrive non gode di buona sì, però ti leggo questo messaggio che è anche arrivato qui in redazione. Sono d'accordo con il direttore, Bernardeschi a me piace tantissimo, molto più di Under, che tra l'altro è anche un turco fedele ad Erdogan. Mi auguro che mi auguro al mio Napoli lo scambio Bernardeschi-Milik. E in più di un ascoltatore anche su Twitter ci sta seguendo, taggando, dicendo che Bernardeschi piace. Poi è ovvio, ci sono quelli ai quali il passato, per meglio dire il presente juventino di Bernardeschi, non piace. Io sono della tua stessa idea invece. Per me Bernardeschi è un giocatore pazzesco, che se viene ritrovato dal Napoli, il Napoli fa un'operazione di quelle lì di grandissimo livello. Sono assolutamente convinto che il Napoli faccia un'operazione di grandissimo livello.
nel recuperare Federico Bernardeschi. È ovvio che ad oggi la Juventus, che ha già un accordo, vado controcorrente, per me ha ragione la Juventus, cioè che lo scambio deve essere alla pari. Scusami, il Napoli quanto l'ha pagato Milik? 32 milioni, 31 sì. Più uno di bonus, sì, 32 sì, milioni, sì, perfetto. Sì, sì, sì. La Juve quanto l'ha pagato Bernardeschi? 40 milioni. Sì, sì, sì. Ok. Hanno la stessa età, sono 2,94 tutti e due. Sì. Quindi sul mercato l'età conta come parametro? Assolutamente. Quindi in questo caso Bernardeschi ha un contratto più lungo di Milik. Milik ha scadenza e questo diminuisce il suo valore di mercato, perché è un altro parametro importante. Milik viene da due crociati e da non aver mai fatto il titolare nel Napoli. Bernardeschi viene da una quasi titolarità, anzi sì, titolare della Juventus. Soprattutto nella seconda parte, sì. Nazionale. Quindi, secondo me, a rigor di logica, Bernardeschi vale più di Milik. È vero però che Milik è una punta, è un centravanti, e quindi i centravanti valgono di più. Quindi, il massimo, proprio esagerando, i due valgono più o meno alla pari, perché Milik dovrebbe valere di meno, ma essendo punta vale di più, e quindi si pareggiano. Ma proprio esagerando, un conguaglio non esagerato a favore del Napoli, ma mi sembra una follia, perché un giocatore a scadenza, che non ti ha dato quello che purtroppo per i due crociati, per la sua personalità, eccetera, non ha dato al Napoli queste grandi prestazioni. Ha fatto bene, contrariamente a quello che dice la gente, perché il rapporto gol-presenze è nettamente a suo favore, ma non è stato un giocatore trainante, anzi in qualche occasione poteva diventarlo e non è stato capace di farlo. Bernardeschi viene da una brutta annata, quindi questo ne abbassa un po' il valore. Per me non c'è da parte del Napoli la possibilità di prendere chissà chi a favore. Il Napoli porta a casa l'esterno che gli serve e la Juve porta a casa il centravanti di peso che gli serve, forse, perché secondo me Milik non è da Juve, però per quel che serve alla Juve. Però se fa la riserva di Dybala, se deve fare il titolare alla Juve, no. Allora, ho sempre detto che è una grandissima alternativa, non è un top player, grandissima alternativa. Allora, ti voglio dare questa chiave, ma semplicemente perché faccio il cronista e vado a inquadrare. La Juventus ha già un accordo serrato, blindato con Milik. Milik vuole solo la Juventus. Il Napoli dice: beh, amici miei, voi avete trovato un accordo con Milik, anche tra virgolette un po' alle nostre spalle. Non è una cosa proprio lineare, anche se nel calcio qui nessuno è una verginella che dice vabbè, ma per carità, però tu hai un accordo con un mio giocatore, tu vuoi un mio giocatore, io dico ok, parlo con te di Bernardeschi, però lo faccio alle mie condizioni. Questo è il presupposto dal quale parte il Napoli. Poi, giusto o sbagliato che sia, poi lascio ognuno a decidere. Dice guarda, per me è giusto, per me è sbagliato, però la situazione è questa, giusto o sbagliata che sia. Sai qual è il vero problema? Dimmi. Lo stipendio. Perché il Napoli a Milik attualmente gli dà 2,5 milioni? Sì. E avrebbe dovuto rinnovare a 4, che Milik ha rifiutato. Bernardeschi è uno che prende 4 milioni all'anno. Questo per il Napoli è uno stipendio molto oneroso. Ho capito. Questo è il vero ostacolo della trattativa. Tra le altre cose, Bernardeschi ha ceduto i diritti d'immagine a questa società che si chiama Rock Nation. Ricordami il nome di quel rapper, Alessandro, che... Semplicemente Jay-Z. Jay-Z, tu conosci Jay-Z, Umberto? Sentite, io vi denuncio. Parolaccia questo. Ma chi è sto Jay-Z? È anche il marito di Beyoncé, tra le altre cose. Beyoncé la conosco. No? Carina. Sentite, se mi parlate dei Jethro Tull, dei Tangerine Dream, parliamo per me la musica è finita all'alba degli anni 80. Allora, poi mi venite a parlare di sta roba. No, ma nemmeno io lo conosco, sincero, nemmeno io lo conosco. Però pare che abbia venduto 100 milioni di copie solo negli Stati Uniti. Quindi ti lascio immaginare. Vuol dire che dilaga la monnezza del mondo. Con questa. Allora, Jay-Z mi scrive: Alessandro Montano è un'icona mondiale e noi non capiamo nulla.
caro Chiariello, secondo io, io ascolto Stairway to Heaven the Led Zeppelin, per me Jay-Zio, tua zia, te come cacchio si chiama, può solo fare monnezza, punto. Vabbè, pochi secondi e ritorniamo.